Angela Merkel e gli ebrei. Angela Merkel e gli ebrei. Vedete, cari amici, Merkel a Berlino. Gli ebrei sono parte dell'identità tedesca, manifestazione contro l'antisemitismo. Angela Merkel e Corriere della Sera, lunedì 15 settembre 2014. Angela Merkel e gli ebrei. Angela Merkel dice gli ebrei sono parte dell'identità tedesca. E questa affermazione la potremmo definire una tautologia, cioè una ripetizione, una inutile ripetizione. Certo che gli ebrei sono parte dell'identità tedesca, a me dispiace dirlo, ma questo non l'aveva capito il povero Adolf Hitler, e da un certo punto di vista non l'aveva capito neanche Martin Lutero, perché fu Martin Lutero a scatenare una terribile ondata di antisemitismo in Germania. Sì. Anticipò di molto Hitler, Martin Lutero. E non è una tautologia. Ma perché? Ma la Germania, l'ho già detto in tanti video, non è forse diventata il quarto Reich? Il quarto Reich, il Reich si basa non sui cannoni, ma si basa sull'euro. È il quarto Reich. E ho già spiegato in tanti video che il patriarcato l'hanno fondato gli ebrei. Lo spiego qua, lo metto per iscritto, non mi sottraggo le mie responsabilità, vedete qua. Però matriarchi tu, patriarchi, che si trova in lingua inglese e in tutto il mondo, sul grande web store, iTunes, Apple, ma ci sono i miei video, c'è il mio video intitolato l'ideologia ebraica. Non come l'opera di Karl Marx e Friedrich Engels, l'ideologia tedesca, no. L'ideologia ebraica. Io ho rimproverato a Max Weber, al grande Max Weber, l'autore del celeberrimo saggio e l'etica protestante e lo spirito del capitalismo, l'ho rimproverato io Max Weber, io ho detto Max Weber, che ora sta nel mondo delle ombre, Max Weber, tu dovevi scrivere il tuo libro, celebre libro, l'etica protestante e lo spirito del capitalismo, dovevi titolare. In una maniera dove intitolarlo l'etica ebraica, lo spirito del capitalismo. E allora se Angela Merkel sta a capo di quello che io ho già definito, c'è il mio copyright, ho scritto quarto Reich, poi ho visto che altri giornalisti hanno cominciato a parlare del quarto Reich, ma il primo a usare certe locuzioni è sempre Serafino Massoni, e non è un caso che Serafino Massoni sia anche autore di quest'opera, From matriarchi to patriarchi, che ora in lingua inglese sta in tutto il mondo. Per forza, è una tautologia. Gli ebrei sono parte dell'identità tedesca. Quarto Reich tedesco, il potere dell'euro, il potere della moneta tedesca, il potere della locomotiva germanica. Certo che gli ebrei sono parte dell'identità tedesca, ma gli ebrei sono parte dell'identità di tutto il mondo, perché tutto il mondo si basa sul Dio denaro, c'è anche il mio video intitolato Dio denaro, tutto il mondo, andate a vedere il mio video intitolato L'ideologia ebraica, altro che l'ideologia tedesca di Karl Marx, ma altro che l'ideologia ebraica. Ma queste cose al mondo, chi le ha mai dette? Se non Serafino Massoni, cari amici, Dio denaro, l'ideologia ebraica, altro che Max Weber, l'etica protestante e lo spirito del capitalismo, ma qua, l'etica ebraica, e lo dico con rispetto parlando, perché gli ebrei hanno fondato il patriarcato, ma lo hanno diffuso in tutto il mondo senza spargimento di sangue, che sia chiaro, lo hanno diffuso tramite tre potentissime religioni, l'ebraismo come padre, e poi i figli della religione
di Yahweh, il cristianesimo e l'islamismo. Perché pensate voi che gli stessi 10 comandamenti ebraici di Mosè sono nel cristianesimo e nell'islamismo. Qual è il succo dei 10 comandamenti? Non rubare, non desiderare la roba d'altri. E se c'è scritto non desiderare la roba d'altri, vuol dire che viene sancito il principio che deve esserci la roba tua e la roba degli altri. Se poi si dice non desiderare la roba d'altri, e tu puoi desiderare la roba d'altri solo se sei un morto di fame, perché uno ricco se ne frega della roba degli altri, quindi nei 10 comandamenti è già sancita implicitamente la distinzione tra ricchi e poveri. E per forza, perché anche la Merkel è intelligente anche la Merkel, così mi sembra che si sia fatta tradurre i miei video, si sia fatta tradurre in lingua tedesca i miei video in lingua italiana, in primis il mio video intitolato L'ideologia ebraica, poi c'è anche il mio video intitolato Dio Denaro. Vedete, cari amici, come vanno le cose a questo mondo? Gli ebrei sono parte, e ci credo che sono parte dell'identità tedesca, ma ci credo bene, ha pieno diritto. Sono gli ebrei che hanno il copyright del patriarcato, sono gli ebrei che hanno il copyright del patriarcato e devono tirare sul patriarcato i diritti d'autore avendone il copyright. Ecco, cari amici, vedete quante cose che vi svela questa mia web TV on demand? Ok, cari amici, grazie, e a tutti voi tanti saluti da Serafino Massoni.